Presidente, buonasera. Sì, buonasera a voi. Allora, grazie di aver accettato il nostro invito. Sa che le farò qualche domanda scomoda, vero? Ma ormai sono abituato. Allora, mi dica un po' come stanno le cose. No, mi faccio la domanda scomoda, perché questa non è scomoda. I giocatori sono stati pagati? No. Perché? Perché siamo ancora in un iter purtroppo spiacevole, di cui io mi sono fatto portavoce sui soci, perché devono ormai adempiere senza indugi, e spero che lo faranno al più presto nelle prossime ore, e devono adempiere senza indugi dare seguito alla votazione unanime di aumento di capitale che c'è stata nel 25. Senta, dottorelle, poco fa è intervenuto a questa trasmissione il dottor Aldo Spinelli, il quale ha detto che sostanzialmente il gruppo Carrano non ha ancora avuto un impegno finanziario per niente in questa società. Lei si sente di smentirlo? No, non mi sento di smentirlo, perché la verità, anche se è l'unico però che ha dichiarato davanti al notaio di voler sottoscrivere l'aumento di capitale, a differenza di tutti gli altri, ad eccezione fatta di Aimo e di lo stesso Spinelli, che però ha detto che lo farà solo e Carrano procederà. Questo ce l'ha detto anche noi. Dunque, quindi, allora, cerchiamo di capire, perché lei capisce che una situazione del genere preoccupa tutta la città. Ma in primis a me, perché essendo io il presidente e legale rappresentante del Livorno, ed essendo il presidente di tutti i soci e non del gruppo Carrano, questo tengo a sottolinearlo, sono io che adesso ho la responsabilità dal 25 in poi di, diciamo, pungolare ogni singolo socio affinché proceda, e proceda immediatamente appunto alla sottoscrizione, o quantomeno via comunicazione della mancata volontà di farlo. Senta, arriva un messaggio in diretta, mi dice: vorrei domandare ad Heller che se non hanno 60.000 euro per pagare la rimanenza degli stipendi, come possono... Queste sono banalizzazioni di situazioni che non sono affatto così. Se lo spiega, Presidente, perché... Ma te lo spiego benissimo, cioè, fino ad un certo punto il gruppo Carrano, che ripeto, è l'unico socio assieme ad Aimo che ha deciso di sottoscrivere l'aumento di capitale, il gruppo Carrano non era nelle condizioni burocratiche di poterlo fare, perché non era iscritto. Dopodiché, questo adesso non ci sono più scuse, abbiamo, diciamo, concordato con il gruppo Carrano che all'inizio di questa settimana si sarebbe proceduto, e in questo senso si sta andando avanti, diciamo, con la speranza, il primo ad avere questa volontà e questa speranza sono io, che tutto si risolva nelle prossime ore. Quindi cerchiamo di chiarire, allora, chiaramente per quanto riguarda... Però non si può dire, mi scusi, perché se no non rispondo alla sua domanda, il discorso 60.000, cioè, non ha senso dire queste cose, perché anche un euro, se non siete nelle condizioni legali di poterlo fare, non si possono mettere dentro una società, specialmente in una società di calcio che ha revisioni sia ordinarie, cioè di una società come tutte le altre, sia sportive in senso Covisoc e tutto il resto. Senta, mi pare di capire dalle sue parole che per quanto riguarda il passaggio da Sicrea a Carrano problemi non ce ne stanno. Assolutamente no, smentisco ogni illazione fatta rispetto a presunte supposte scadenze in essere che non esistono. Tra l'altro so di oggi che c'è stato un contatto molto cordiale e molto costruttivo tra il dottor Carrano e il dottor Cornaglia, avranno per concordare i prossimi passi. Quindi il 34... Sono però, che è solo un numero dell'attività del Livorno. Certo. Azioni privatistiche che comportano assolazioni fra soci, capito? Sì, è chiaro, però è abbastanza evidente che sono bene perfezionata, perlomeno stando... Ovviamente, il tutto è nell'interesse del Livorno Calcio, tant'è che io, come voglio dire, monitoro questa situazione momento per momento.
Quindi essendo lei presidente del Livorno Calcio, quindi il numero uno, al di là del fatto che poi sostanzialmente i soldi li mette qualcun altro, però lei in questo momento... Come in tutte le società, c'è una dirigenza, ci sono dei soci. No, ma questo non era la critica nei suoi confronti, volevo arrivare a questo. Lei se la sente di garantire, perché di parole ne abbiamo sentite tante, che i primi giorni della prossima settimana... quantomeno il gruppo Carrano metterà la sua quota, che è oltre 1 milione di euro di aumento di capitale? Sono confidente che questo avverrà nelle modalità come lei ha detto nei primi giorni della prossima settimana. Invece, se non lo fossi, guardi, mi troverei in una condizione io da presidente talmente scomoda che sarei pronto ovviamente a denunciare questa situazione, perché l'urgenza c'è e perché l'urgenza è del Livorno Calcio, ogni di conseguenza è una mia responsabilità. Senta, ma il termine ultimo da parte di tutti i soci per versare quantomeno... Ma guardi, mi creda, allora, è talmente urgente la situazione, è talmente urgente intervenire con l'indignità nel Livorno Calcio che io... al termine ultimo, quello diciamo da codice civile non lo voglio neanche pensare. Sarebbe 15 giorni, perché no? Quella è una scadenza talmente avanti che sarebbe un danno esagerato per il giorno calcio. Perciò io non confido in quella scadenza e confido invece nel buon senso dei soci, che ovviamente quelli che hanno deciso di sottoscrivere fanno più. E in primis il dottor Carrano, cioè il tipo Carrano. Quelli che hanno deciso di sottoscrivere, tutti stando al comunicato apparso sul sito del Livorno Calcio, no? O mi sbaglio? O mi sono perso un pezzo? Come dicevo, scusi? Stando al comunicato che è apparso sul sito del Livorno Calcio, tutti i soci si sono detti d'accordo all'aumento di capitale. No, attenzione. Allora, una cosa è aver votato l'aumento di capitale, quello sì. È stato un passaggio, secondo me, tanto sottovalutato comunque dall'opinione pubblica e dalla piazza, perché quello è stato un passaggio epocale di un ragazzo che passerà da 1 a 4 milioni di euro, a prescindere da chi lo sottoscriverà. Ok? E questo sarà un passaggio che senza questo passaggio nessuno ovviamente era in grado di poter mettere tanta liquidità se non a rischio dei propri soldi, cioè dei quelli. Perché in altri termini sarebbero stati dovuti mettere questi soldi in conto finanziamento soci, che fatto da un singolo socio c'è un rischio enorme di non poterli mai rivedere. Invece in questo caso mi sta dando il conto caricare alla società, perciò lì rimarranno. E questo ovviamente, a secondo chi sottoscriverà o non sottoscriverà, saranno rimodulate anche le quote della società, ovviamente. Chiaro. Ma quanto serve nell'immediato? Ma penso intorno ai 700.000 euro, salvo poi avere però delle voci di spesa, cioè di voci su cui si interverrà da un punto di vista compensativo per quanto riguarda le materie fiscali, ecco. A cosa serviranno questi soldi? Perché sono tanti, insomma. L'impressione di attenzione, considerando che di questo numero molto spannometrico e non preciso, sì, io ho detto, consideri che il buon 80% è ereditato dalla vecchia gestione, senza fare accuse, è andato di fatto. Ma per vecchia gestione quale intende? Tutte e due, sia quella Spinelli sia quella... Ma non è un'accusa, io ho dato un elemento oggettivo, cioè poi questa società ha deciso di acquisire la società, forse in questo magari un passaggio particolare è stato quello di non aver magari ricevuto numeri esatti rispetto a quello che era il debito reale, però questo ormai è storia passata, ormai questo se ne ha preso atto nel bene e nel male. E punto, cioè non c'è poco da recriminare a questo punto, secondo il mio punto di vista. Una domanda che volevo fare a Mirko Brilli, ex calciatore anche amaranto con trascorsi a Palermo, Catania, Genoa, insomma. Sentiamo. Buonasera, buonasera, buonasera.
Senta, io ero qua alla trasmissione un mesetto, quando lei ha fatto la prima intervista a Telecentro, e casualmente io ero presente. Allora, volevo capire una cosa, siccome io parlo da ex calciatore che ho calcato molto queste categorie e qualche problema ce l'ho avuto, e parlo, diciamo, da ex calciatore, ma come si fa? Io, da quando praticamente c'è stato questo passaggio, quindi diciamo un mesetto e mezzo, che continuo a sentire promesse verso i giocatori, verso i dipendenti, verrete pagati, arriverà il bonifico, arriverà, quando arriverà, non arriverà, e ancora questi soldi non sono arrivati. Ma come pretendete che questi ragazzi che stanno facendo i miracoli, perché il mister con i ragazzi stanno facendo i miracoli in questa situazione, come pensate di poter risolvere questa cosa? Perché questa è fondamentale, al di là del fattore societario, che capisco che ci siano tutti i problemi del mondo, ma che questi ragazzi siano 3-4 mesi che non prendano un euro, ma è fuori dal mondo. Ma come? Allora, io ho due o tre cose da dire sul tema. Perfetto, ci dica. Innanzitutto non ho visto tanta attenzione e tanto accanimento nei 3 mesi precedenti, perché se siamo al quarto mese, noi siamo entrati al quarto mese, e nei tre mesi precedenti io sinceramente non ho visto tanto accanimento. Tra l'altro mi ha fatto piacere sentire le parole del dottor Verne in un'altra trasmissione di oggi, che è l'unico giornalista, o penso che sia un giornalista, che abbia evidenziato quanta attenzione ci sia a livello nazionale sul problema Livorno, quando ci sono ben 9 squadre della Serie A che hanno lo stesso problema nostro, e parlo di Serie A, ok? Detto questo, quello che lei mi sta dicendo, io mi sono preso la premura di andare a spiegare ieri sera direttamente ai calciatori, spiegando che una transazione di una società importante come quella del Livorno, che passando da un socio storico e unico di 20 anni ad una società che oggi vede 5 soci differenti che non si conoscono paradossalmente neanche tra loro, io la invito a gestire una situazione in un mese con un carico di debito come questo e con interessi da parte di 5 soggetti giuridici differenti, una transazione così difficile e poter portare a termine dei pagamenti con tempi, come dice lei, non è assolutamente possibile, è assolutamente una banalizzazione di problemi reali, burocratici, che in Italia abbiamo e che sono, tra virgolette, non nell'accezione negativa del termine, aggravati da un ulteriore passaggio, che è quello sportivo, del riconoscimento della PTC, del riconoscimento della Lega e tutti gli altri aspetti, e la sorveglianza della Covisoc, che ad ogni passo ti fa delle domande a cui devi dare spiegazioni. Perciò inserire un nuovo socio all'interno di un contesto così difficile, mi creda, non è stata una cosa facile e ha prodotto questi ritardi. Io mi sono preso la responsabilità ieri sera di andare faccia a faccia dai giocatori, anche con momenti, voglio dire, lo riconosco, abbastanza duri, ma penso che i giocatori stessi abbiano capito che un passaggio del genere non è una cosa semplice da sbrigare. Adesso, allo stesso tempo, io dico non ci sono più scuse, né per i soci che vorranno sottoscrivere né per quelli che non vorranno sottoscrivere, e io da presidente del Livorno Calcio mi sento di pungolare in ogni minuto da giovedì scorso ad oggi affinché si proceda e si risolva questo problema. Presidente, così lei ha questi rapporti, e poi attenzione, prego, aggiungo a tutto questo un'altra cosa. Sicuramente adesso uscirà qualcuno che scriverà belle parole ma i fatti. Siete voi che mi chiamate a me e mi chiedete spiegazioni, io, perché è mio dovere darvele, sto qui a spiegare con delle parole. È ovvio che anch'io aspetto i fatti. Perché, ripeto, se io poi in ogni intervista mi devo sentire il tifoso che giustamente dice sì, ma belle parole ma i fatti, a me mi si chiedono di dire le parole e io riporto le parole. È ovvio che poi appena attacco il telefono sto cercando di produrre fatti. E i fatti sono quelli di dare addosso a questi soci che provvedono a fare quello che hanno permesso in assemblea dei soci. Allora,
Tiriamo un po' di fila. Con tutto il rispetto. Come? Cioè, io sono al presidente del Livorno Calcio e devo popolare tutti i soci. E tutti i soci che pongono, io vorrei fare i nomi di tutti i soci. Ecco, infatti arrivavo lì. Aspetta un attimo. Navarra, no, no, fermo. Tannano, aspetta, presidente. Che è Aimo e che è commendator Spinelli. Allora, il presidente, i soci, lei li conosciamo tutti. Le faccio una domanda, però mi risponda con franchezza. Carrano capitalizza. Ma io più franco di così, guardi. Allora, Carrano capitalizza. Sì. Ferretti capitalizza. No. Navarra capitalizza. No. Aimo capitalizza. Sì. Spinelli capitalizza. Sì, quando l'avrà fatto Carrano. Questo ce l'ha detto a noi. Quindi? Quindi questa è la situazione. Quindi questa è la situazione. E siccome fra chi capitalizza il più, diciamo, il numero più importante viene dal gruppo Carrano in accordo con Aimo, è proprio il gruppo Carrano che è l'ultimo arrivato, è quello che si è trovato più in difficoltà ad adempiere tutte queste burocrazie che hanno portato a questa partita di tempo. Ma se sono burocrazie da una parte, ma permettetemi, perché poi una cosa è parlare dei soldi propri e una cosa è parlare con i soldi degli altri. Quando un gruppo Carrano si trova costretto a tirare fuori 500-600 mila euro nell'arco di, diciamo, un tempo breve, e capire che da un punto di vista di iter l'averlo fatto 10 giorni fa lo avrebbe fatto a titolo di finanziamento soci, non in conto capitale, io vorrei, cioè, io veramente non posso tutti i giorni spiegare tecnicismi, anche perché né io sono un professore di economia né tantomeno chi mi ascolta, tutti possiamo essere in grado di percepire la differenza tra questi due aspetti. Quando in una società ci sono più soci e uno solo dei soci è costretto per urgenza a mettere un finanziamento soci, questi soldi vuol dire che il socio stesso che li mette diventa un creditore, ma l'ultimo che sarà pagato nel caso di, diciamo, di una situazione di difficoltà della società. Certo. Un creditore cosiddetto postergato. Viceversa, se io so che questi soldi che sto mettendo, e li sto mettendo in conto capitale, perciò i miei soldi valgono la mia quota, e questo è molto differente. Per arrivare a questo, il gruppo Carrano dovrebbe essere scritta la commercia, ci avete fatto tutti i suoi passaggi. Le faccio 100 domande e poi la saluto ringraziandola comunque per essere stato con noi. Allora, abbiamo abbastanza chiaro il puzzle di chi capitalizzerà e di chi. Oh, attenzione, queste sono mie previsioni rispetto a quello che ho udito e quello che ho percepito nell'assemblea, non c'è niente di ufficiale, sì, sono sensazioni, ma molto vicino alla realtà quello che io ho detto. Fermo restando che il dottor Navarra avrà il suo tempo per dire. Sì, va bene, allora. No, così come Ferretti e come gli altri. Vi faccio fare una domanda. Allora, poniamo che le sue sensazioni siano corrette, ricapitalizzano Aimo, Carrano e Spinelli immediatamente a ruota, ok? Quello basta per, diciamo, mi faccio fare la domanda, per tutta la situazione. Mi faccio fare la domanda, quando? Questo è il mio dovere. Qui io sono dalla parte sua e veramente, lo dico formalmente, lo dico ufficialmente, io mi sono reso, diciamo, vigili di questa situazione, perché tutto questo deve avvenire immediatamente, e questa è stata mia cura dirlo al dottor Carrano, al dottor Aimo, e non ho avuto bisogno, devo dire la verità, di dirlo al dottor Spinelli, perché da uomo di calcio sa benissimo che i tempi di una società di calcio sono molto diversi da quelli della società normale, cioè lui ha sempre sente la tempistica d'urgenza con cui si dovrà fare questo testamento. Quindi ho permesso subito, dottore. Cioè, quindi sostanzialmente quando non si sa? Ma nei prossimi giorni, al più tardi nei prossimi giorni, guarda. In settimana? Direi sì, perché altrimenti veramente siamo... Perché, aspetti, poi l'ultimissima. Ha cominciato, perché altrimenti... Perché altrimenti avremmo veramente difficoltà serie. Tali da mettere in dubbio l'esistenza della società stessa? No.
non diciamo stupidaggini, cioè non dico stupidaggini. Difficoltà, però no, chiedo scusa del termine, non volevo essere offensivo, ci mancherebbe, e mi scuso ancora. Tali comunque da mettere in seria difficoltà i dipendenti, i calciatori e tutti coloro che, voglio dire, sono dei professionisti, di conseguenza non dobbiamo mettere in difficoltà. Allora, senta, veramente l'ultimissimo. Se la sente di dirmi chi è che deve avere tendenze da Livorno. I calciatori lo sappiamo tutti, lo sappiamo. I dipendenti? Certo, ma comunque stiamo parlando, guardi, io non vorrei dire le sie, i dipendenti stiamo parlando di una, forse due, non si dirà, che in un momento di Covid, attenzione, rispetto, ci mancherebbe anche un giorno. Non ho capito cosa vuol dire. Sto banalizzando questo, però voglio far capire che stiamo parlando di una o due mensilità che in un momento di Covid come questo, dove veramente tutta la nazione, se non tutto il mondo, sta soffrendo da queste problematiche, comunque il Livorno, e qui sto parlando della vecchia gestione, ha comunque adempiuto, e sto parlando della vecchia gestione, cioè sto riconoscendo la vecchia gestione comunque che è senza carta di dipendenti. Perfetto, allora abbiamo capito, quindi sostanzialmente in settimana si dovrebbe vedere un po' la luce. Mentre per i giocatori ci sono delle scadenze più arretrate, quanto arretrate? Non vorrei dire le sì, non ci dà per farlo, ma mi sembra che stiamo parlando di uno o due mensilità. Forse scade, diciamo, questo fine mese, scade la seconda mensilità. Per quanto riguarda i giocatori? Per i dipendenti. Ah, i giocatori? I giocatori sappiamo che ci sono delle scadenze, ovviamente, che vengono da lontano, e che sono però che quelle, non per dire il mal comune mezzo caso, ci mancherebbe, anche lì non è una scusante, però mi sembra che un po' quasi tutte le squadre professionistiche abbiano questi problemi. Quindi quello che mi disturba è vedere tanta attenzione anche al di fuori del contesto di Livorno, dove è legittimissimo avere queste preoccupazioni, è sentirci bacchettare anche dall'esterno, anche da persone che con Livorno non hanno mai niente a che fare. Questo è un po' da fastidio. Senta, Presidente, abbiamo capito la situazione. La prendo per una mezza promessa che entro venerdì... Io l'unica promessa che le posso fare è che anche nel mio interesse di Presidente e legale rappresentante di questa società, io darò il massimo affinché nell'immediatezza veramente si risolvano tutti questi problemi, e darò l'anima per tutto questo. Perfetto. Vabbè. La ringraziamo per l'intervento. Chiaramente noi a questo punto qua capiamo perfettamente che non dipende da lei, ma la piazza aspetta i fatti. Hanno sottoscritto un aumento, sottoscritto, chiedo scusa perché sennò i termini poi sono sbagliati. Magari hanno votato un aumento di capitale che riconosce il fatto che comunque l'assemblea dei soci, cioè i soci, hanno riconosciuto l'esigenza di mettere liquidità in questa società. Di conseguenza ne prenderanno sicuramente atto seriamente, e chi dovrà fare farà. Perfetto, Presidente, io la ringraziamo. Grazie a voi, abbastanza chiaro. Non ho magari dato perfettamente spiegazioni, ma ripeto, ci sono degli aspetti tecnici molto profondi che a volte anche a me non comprendono, però cerco ovviamente di dare spiegazioni al meglio. Perfetto, la ringraziamo di essere stato con noi. Buonasera a tutti. Grazie, buonasera.